voluto salutare la Virgen de los Desamparados, la Madonna che si prende cura dei poveri, la patrona di Valencia, Valencia che soffre tanto, e anche altre parti della Spagna, ma Valencia, io ho voluto che fosse qui, la patrona di Valencia. Questa immaginetta che gli stessi valenziani mi hanno regalato. Oggi in modo speciale preghiamo per Valencia e per altre zone della Spagna che stanno soffrendo per l'acqua. Un saluto a tutti voi che ci seguite dai 5 continenti e benvenuti a questa puntata di Cristianità davvero, davvero speciale, sia per il tema che per gli ospiti che sono con noi. Oggi parliamo della giornata italiana, nazionale, del ringraziamento per i frutti della terra. Ricordo che in America questa stessa giornata si celebrerà il 28 di novembre ed è equiparabile alla festa di Natale. Per significato e per importanza. Ne parliamo perché la terra è frutto della creazione di Dio e noi riconosciamo la mano del Creatore ed è affidata a noi e quindi è anche un compito. E parliamo anche della semina, di un'altra semina, la semina di Dio nel nostro cuore. Dio che vuole le nostre mani per seminare il bene, il suo amore in questa terra. E noi intanto presento gli ospiti che sono con noi. Padre Bernardo Ardura, che è il presidente emerito della Commissione Pontificia del Comitato delle Scienze Storiche. E abbiamo con noi Inés de Vio, che è un'operatrice culturale e anche cantante, naturalmente un canto per l'evangelizzazione di origine salvadoregna. Grazie di essere venuta. E abbiamo con noi anche un pezzo da 90, che è il rappresentante del gruppo Opus 503, e sono tre tenori che cantano in giro per il mondo e sono in tour in Europa, sì. Ed è Mauro Antonio Iglesias. Grazie. Benvenuto. Poi grazie. Ci parlerà del vostro gruppo e del vostro canto. Io comincerei con Padre Ardura, perché la semina, dopo aver fiorito, stanno dando frutti. Ecco. Bene, e tutti sì. Eredi della grandezza dei loro genitori e a loro volta dei loro nonni e quindi delle generazioni. Ma questo è bello, perché tutto fiorisce. Sì, tutto fiorisce. E anche se il seme sta sotto, prima o poi rifiorisce, come diceva. La parola è Giacomo. Bene, allora una fede senza opere è una fede morta. Bene, grazie. Allora, noi abbiamo detto prima il rappresentante del trio 503, quindi Opus. Intanto sì. Perché questo nome? Ah, perché Opus è una parola per l'opera classici, per la musica classici. Per esempio, l'opera per piano e violino di Mozart, Opus 42. Ho capito, è il numero di un'opera. È il numero di un'opera. Però poi parliamo anche di tutte le vostre attività e dell'opera. Voi siete in tre, il trio dei tenori, sì. Famoso. Non solo anche in Europa, ma anche in America, perché avete cantato più volte in varie città americane. Ma so che siete stati dal Papa. Ecco. Ah, il Papa. Siamo tutti molto felici per questo momento, perché questi momenti... Ecco, vediamo sì. Un'immagine fissa, però avete un bel video. Allora, questo momento, quindi... Papa Francesco, è un abbraccio per il cuore e per il spirito. È molto importante per Opus 503 e per il Salvador, perché tutta la persona in El Salvador parla di questo momento. Vi siete fermati anche a cantare. Sì. Sì.
E quindi siete stati contenti di essere dal Papa? Contenti. Grazie, vedo che stai impegnandoti a parlare l'italiano. Vedi, parla bene. Ecco, girando l'Italia, so che in questi giorni siete stati a cantare in vari teatri. Sì. La chiesa di Monserrato, Los Españoles. Sì. La chiesa spagnola di Montserrat. Spagnola di Montserrat. Sì. In los giardini Vaticano. Sì, i giardini Vaticano. Giardini Vaticano. Siete stati ieri? Sì. Sì, è stato bello lì. Ah, bellissimo. È un sogno. Sì. E poi però avete fatto altre tappe a Vienna. Vienna, sì. Sì, sì. A Vienna in Liceo francés, en el Liceo francés, en el Teatro Molière, ecco, del Liceo francés. Ecco, com'è nata questa passione? Ah, questa passione di bambini. Di bambini, tutta la vita, la musica ha sido un motor para nosotros. Y es una manera de poder representar y mostrar a El Salvador fuera de nuestras fronteras. Bravo. Ecco, è un motore. Sì. Ecco. Diciamo che il cuore è un motore che vibra per gli altri e poi si fa vibrare il suono e si parla senza parlare con la musica, è così? Sì. Sì. La musica è una lingua universale. È una lingua universale, ha detto bene. Inés, lo sai tu. Sì, claro che bene. Sì. Ecco. E che bello quello che dice, dare un'immagine bella del nostro paese. Ecco. E loro lo rappresentano benissimo. Ecco, l'orgoglio, l'orgoglio del proprio claro, paese. Sono orgogliosa da loro. È l'orgoglio che Salvador. Che noi amiamo, che noi apprezziamo, perché noi italiani siamo un po' così anche, no? Sì. Cantiamo volentieri e ecco. Quindi siamo un po' felici quando c'è il popolo sereno e si superano anche tanti artriti, tante difficoltà e quindi complimenti. E so che avete anche composto collaborate per la solidarietà, quindi fate dei concerti per raccogliere il necessario per aiutare gli altri. E abbiamo composto la canzone del progetto Sembrando Semillas de Speranza. È un progetto di cui poi voglio parlare perché è molto significativo e può essere anche rappresentato da chi ci ascolta e essere replicato in qualche modo, vissuto allo stesso modo. Intanto Mauro ti ringrazio, so che poi torni perché al termine della puntata noi canteremo questo che è poi il logo di questo progetto che a me piace molto perché è legato alla Grazie. Speranza viva e la vibrazione del cuore della musica. Grazie. Allora io voglio subito far ascoltare le interviste che abbiamo raccolto ai giovani beneficiari di questo progetto sulla speranza di cui parlava il tenore. Vediamo. La mia esperienza che ho vissuto con Sembrando Semillas de Esperanza, seminando semi di speranza, è molto bella per me perché aiuta tutti quelli che, come me, hanno problemi di vario genere. Questa esperienza, secondo me, aiuta a migliorare, dà la forza di continuare e di lottare per superare i propri problemi. Per me è stata una bellissima esperienza perché ho imparato diverse cose. Adesso approfitto del poco tempo che mi rimane per questa attività. Ho fatto ballo, diversi sport e altre attività educative. Questo progetto ha cambiato molto la mia vita. Neri Marisela Ramirez, una delle coordinatrici, dice che il progetto è una speranza per i bambini, che oltre alla formazione stanno... Siamo in chiusura, Mauro, ma anche voi. Musica e canto per sostenere la speranza. È così che con l'Annunziatura vi siete accordate? Sì, è un bellissimo progetto. Questo progetto è Sembrando Semillas di Speranza. È un progetto del Papa Francesco.
in combinazione con l'Annunciatura Apostolica di El Salvador. E con la Conferenza Episcopale di El Salvador. Quindi voi avete aderito al progetto e vi siete proprio immessi nel circuito della speranza e dell'aiuto di chi è più bisognoso. Solo una citazione. Quali altri progetti avete? 2025? 2025 è un nuovo tour per Stati Uniti, l'Italia, Spagna e Marocco. Marocco, quindi Marocco. Un bel tour, quindi bel tour. Molto impegnativo. Allora, io adesso vorrei un momento, intanto vorrei ascoltare anche quelli che si esibiranno nel trio, il trio Opus 503, con Mauro, che sei tu, Iglesias, Esaú Gómez e José Alberto Guerrero. Ma noi oggi vi salutiamo appunto con il trio 503, Opus 503, che ci canta Seminando semi di speranza, sembrando semiglia di speranza, grazie al progetto della Chiesa salvadoregna e dell'Annunziatura Apostolica in El Salvador. E con questo ci diamo appuntamento domenica prossima, sempre alla stessa ora. Arrivederci, hasta la vista, bye bye, ciao a tutti. Sognando un presente sin fronteras, esperando que se escuche nuestra voz. Más allá del instinto y del instante, el camino se vuelve una oración. Convertidos en héroes de esperanza, por los niños del mañana y los de hoy. Compartimos el pan y la añoranza, todos juntos cantando a una voz. Sembrando semillas de esperanza para darle luz a El Salvador. Semillas de esperanza, construyendo el futuro con amor. Soñando un presente sin fronteras, esperando que se escuche nuestra voz. Convertidos en héroes de esperanza, por los niños del mañana y los de hoy. Sembrando semillas de esperanza para darle luz a El Salvador. Sembrando semillas de esperanza, construyendo el futuro con amor. Sembrando semillas de esperanza para darle luz a El Salvador. Sembrando semillas de esperanza, construyendo el futuro con amor. Yeah.